Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione secondo me molto importante che negli ultimi giorni è stata molto 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 è stata una situazione di cui molti non hanno parlato, vi devo dire la verità. Però è arrivato l'annuncio ufficiale praticamente della Juventus, o meglio dall'ambiente Juve, quindi è in arrivo probabilmente anche l'annuncio, Federico Gatti sta per rinnovare o ha appena rinnovato il suo contratto con la Juventus. Ovviamente, ragazzi, questo è un annuncio importante. Io volevo dedicare un contenuto a Gatti e volevo fare due chiacchiere con voi su Gatti perché devo dire parecchie cose. Ci sono anche delle novità sul ragazzo e sul denaro che poi il ragazzo giustamente guadagnerà. Quindi ci sono delle novità, secondo me, molto importanti e fra pochissimo noi torniamo a parlarne con grande leggerezza, con grande tranquillità. Quindi piano piano, ragazzi, mettiamo a parlare di sta roba. Che dovete fare? Però tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano praticamente mai video. In più, se volete, oltre a tutto questo, vi potete anche seguire sui social tranquillamente. Allora, partiamo dal presupposto che Gatti è un giocatore arrivato qua 3 anni fa, praticamente, durante il mercato invernale di 3 anni fa. Se non erro, quando è arrivato, fu lasciato in prestito al Frosinone. Cioè, noi vedemmo questo giocatore al Frosinone in Serie B. All'epoca il Frosinone era in B, stava facendo una grande stagione. Noi abbiamo preso sto ragazzo andando effettivamente a pagarlo pochino, perché abbiamo pagato una decina di milioni di euro. Bene, fu un acquisto da molti criticato, molta gente, io ricordo all'epoca mi scrisse: Matt, ma che ci dovevamo fare? Questo non vale niente, questo è il Frosinone, questo c'è i piedi montati, non vale niente, scarso. Io ho sempre in realtà, amato molto lo stile di gioco di Gatti, che è uno stile di gioco sicuramente non elegante, non bello, non solido da un punto di vista, diciamo, della preparazione, ma è uno stile di gioco che all'interno di una squadra, secondo me, serve, e vi spiego anche il perché fra poco. Lui ha ricevuto un'offerta per il rinnovo della Juve fino al 2029, quindi un bel contratto di 5 anni per i prossimi 5 anni, e ha accettato già l'offerta. Guadagnerà 2,5 circa, potrebbe arrivare a qualcosina di più, si parla di 2,3. In realtà immagino che poi verranno aggiunte qualcosa, verrà aggiunto qualcosa. Però insomma l'annuncio del contratto è questo. Io credo che quest'anno si stia riscoprendo Gatti in maniera inutile, vi dico la verità. Penso che Gatti sia stato negli anni passati alla Juve, cioè praticamente 2 stagioni, e poi questa sarebbe la terza, perché quando fu preso noi non lo prelevammo immediatamente. Io mi ricordo che Gatti comunque anche negli ultimi 2 anni alla Juve ha sempre fatto la sua parte. Non ti sto dicendo che Gatti abbia giocato benissimo e sia stato inamovibile con la Juve. Però comunque penso che Gatti, al netto di qualche partita non giocata bene, comunque ha sempre lavorato bene all'interno della Juve. Cioè è sempre stato un giocatore che anche nel corso degli anni scorsi hai visto che aveva lo stile Juventus, cioè questa rabbia cieca dentro comunque che lo spinge a fare molto di più. Io li adoro i difensori così, eh. Io non so se conoscete i miei gusti, ma i miei gusti preferiti in fatto di difensori, in fatto di insomma, di centrali di difesa sono questi. Cioè, a me piacciono i difensori centrali cattivi, i difensori centrali forti, i difensori centrali arrabbiati con se stessi, cioè che vanno ad aggredire l'avversario, che sono comunque feroci, che sono dei giocatori che cercano comunque di trovare un senso all'interno della gara in questo modo. Penso che Gatti, da questo punto di vista, rappresenti veramente bene quello che vuol dire lavorare alla Juventus, cioè proprio il giocatore tipico che la Juve ha sempre preso. Se tu ci fai caso e guardi nel corso degli anni precedenti praticamente tutta la storia della Juve e vai a vedere praticamente tutta la vita della Juve, tutta la storia della Juventus e tutte le formazioni della Juventus, tu ti rendi conto che all'interno delle formazioni della Juve c'è sta sempre qualcuno con le qualità tipiche di Gatti. Mi viene in mente Chiellini, mi vengono in mente giocatori che hanno fatto comunque i gladiatori alla Juve, cioè che anche se non erano giocatori che tu li guardavi e dicevi wow, quello è un fenomeno, comunque riuscivano a fare il loro giocando con questo atteggiamento. È esattamente quello che ti dico io. Poi, a dirti la verità, girandoci proprio attorno, io penso che Gatti sia un giocatore che quest'anno compierà il salto di qualità definitivo. Il primo salto di qualità l'ha compiuto già 2 anni fa, quando è arrivato qua.
gli è stata data molta fiducia, è stato comunque messo titolare in partite importantissime e la gente non sapeva come comportarsi perché giustamente qualcuno storceva, diceva, ma questo viene dalla B, viene dal Frosinone, sarà un bidone. Invece penso che Gatti già negli anni scorsi abbia dato qualcosa di importante. Quest'anno può fare un salto ancora maggiore, perché comunque è il titolare nel momento in cui Giro è inamovibile in una difesa a 4 con Bremer, difensore centrale di sinistra. Bremer, che ricordiamolo, gioca tra virgolette in una posizione diversa, perché Bremer è un giocatore che purtroppo usa il piede destro. Quindi tra Bremer e Gatti, Motta ha deciso che a sinistra ce l'ha Bremer, pure perché secondo me è meglio, perché Gatti a sinistra potrebbe faticare un pochino per come stanno le cose. Quindi, per quello che mi riguarda e per quello che vedo, io penso che questo giocatore meriti il rinnovo, meriti assolutamente tutta la fortuna che sta avendo, perché è un ragazzo serio, è disciplinato, è un ragazzo che a me piace veramente tanto, mi piace la qualità umana che ha, è un buon giocatore. La Juve avevo anche avuto offerte per Gatti, io ve l'avevo raccontato già qualche tempo fa, che c'erano dei club di Premier che avrebbero voluto investire su Gatti, e poi la Juve ovviamente ha detto no, ha detto guarda, ce lo teniamo, ci sono state anche offerte abbastanza alte per Gatti, eh? Altine, diciamo, non è, però ottime offerte. E nonostante questo, la Juventus ha trattenuto comunque questo giocatore semplicemente perché ha capito che lui ha tutte le qualità possibili e immaginabili comunque per diventare un giocatore. Qua intanto si aprono le porte, se fa un casino della miseria fate alzare un pochino perché qui ci sono problemi, non potete vedere qui Matteo, un vento impressionante dove sto io. E quindi la Juventus, stavo dicendo, ha deciso da questo punto di vista di, insomma, di andare a dar fiducia a questo ragazzo. Quindi, allora, io credo che lui come difensore centrale in una Juve vincente dipenda da quello che lui saprà fare. Nel senso che se tu mi dicevi 2 o 3 anni fa Gatti titolare in una Juve da scudetto, t'avrei detto di no. T'avrei detto di no non perché io voglia andare contro Gatti o perché Gatti non è abbastanza, ma t'avrei detto di no perché secondo me c'aveva tante cose su cui migliorare, tra cui la difesa. Io invece penso che negli ultimi 2 anni lui sia migliorato tantissimo a livello difensivo. Quest'anno infatti abbiamo, diciamo, già un giocatore bello pronto per determinati livelli. Motta lo sta aiutando tantissimo all'interno della fase, diciamo, interna del gioco, cioè anche proprio a livello anche, diciamo, di capacità di vedere la palla, quindi cercare anche di capire un pochino dove sta il pallone, in che modo andare a posizionare. Quindi da quel punto di vista Motta, ma difensivamente Gatti in questi 2 anni è cresciuto un po', un sacco di volte, punto. Io mi ricordo le prime partite di Gatti con la Juve, il primo anno di Gatti con la Juve, un altro po' mi dovevo lanciare dalla sedia, purtroppo che era scarso in difesa, certe volte faceva delle cose aberranti, veramente indecenti. Invece io penso che adesso sia migliorato tantissimo sotto ogni. Ma già l'anno scorso era molto bravo, io già lo dicevo l'anno scorso, quindi non è che adesso lo sto facendo, adesso lo sto incensando ora perché ha rinnovato, lo dico anche l'anno scorso, l'ho detto anche l'anno scorso. È un giocatore che personalmente parlando gli voglio dar fiducia e ti dico la verità, secondo me lui diventerà veramente, lui potenzialmente potrebbe diventare un top nel suo ruolo. Lo so, è una presa di posizione forse un po' troppo audace, è una presa di posizione forse un po' troppo coraggiosa, forse troppo troppo rabbiosa come presa di posizione la mia, però io ti dico, lancio la freccia e dico, secondo me Gatti nel giro di un paio d'anni, se continua ad avere il rendimento che sta avendo adesso, potrebbe diventare un top player nel suo ruolo. E quindi lo dico già adesso, non è semplice sicuramente che lo diventi, però secondo me potrebbe diventare veramente un giocatore importante per la Juve. Io mi auguro che questo ragazzo diventi una bandiera della Juve, perché c'ha un atteggiamento che a me piace tanto, tanto a livello proprio di atteggiamento, dico io, modo di fare, secondo me è uno di quelli che può diventare una bandiera della Juve. Punto. È così, ragazzi, guardatelo, osservatelo bene quando sta in campo. È un giocatore che a mio modestissimo avviso può rappresentare veramente, veramente cose impressionanti per la Juve. A mio modesto avviso rappresenta oggi un giocatore già fatto e finito che può servire alla stagione. Quindi voglio conoscere un pochino da voi quali sono le vostre personali idee a proposito di questo giocatore, perché so che, diciamo, all'inizio non era un granché, però ci abbiamo lavorato bene. Questo è il terzo anno che ci lavoriamo. Ci hanno lavorato, voglio dire, più persone. Secondo me sta crescendo veramente tanto. Voglio sapere un pochino cosa ne pensate voi. Cioè, voglio conoscere
Quali sono le vostre personali idee a proposito di questo ragazzo? Perché è un ragazzo che a me personalmente piace molto, è un talento che secondo me è di buona qualità. Voglio sapere da voi che ne pensate, cioè secondo voi nel futuro, cioè andando proprio a fare sai, a vedere qualcosa, no? Nel futuro, secondo voi Gatti a livello proprio di squadra potrebbe rappresentare per la Juventus un valore aggiunto? Cioè potrebbe essere un giocatore che attualmente potrebbe diventare una bandiera della Juve? Fatemi sapere un pochino nei commenti.